Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Decorazione Agenda. Questa settimana voglio fare un qualcosa un po' di vintage, visto che mi sono divertita a fare l'agenda vintage. Poi vi lascio qua nel pallino il link al video. E quindi ho voluto fare anche questa settimana una decorazione stile vintage. Allora, cominciamo come al solito con i timbrini per andare appunto a fare lo spazio dei giorni. Questa settimana vado con questi rotondi e utilizzo i colori, il tamponcino sui colori dei marroni. Vado a mettere questo timbrino flag con i cuoricini, perché appunto ho delle cose da fare, quindi le segno. Poi vado a mettere due decori e voglio mettere questo orologio stile vintage e questa chiave. Allora, l'orologio lo metto magari qua e la chiave la metto qui. Poi magari ci metto invece la rondinella qua. Ora vado a decorare la seconda pagina, metto subito il banner per il weekend, stavolta utilizzo questo doppio nastro, i pallini per i giorni, allora stavolta li metto di qua. Voglio mettere un qualcosa di vintage, sto utilizzando questi clear stamp che avevo preso in un set della Lidl. Allora, qui di carino c'è questa chiave. Allora, la prossima cosa che vado a fare è appunto rendere un po' più antico il foglio. Utilizzo questo ditalino con la spugnetta e vado ad utilizzare il tamponcino Smoky Grey della VersaFine. Al solito vado a segnare i giorni. Allora, prendo il mio calendarietto. Questa è la settimana che va dal 15 al 21, per cui inizio a scrivere i giorni, i numeri. Sempre con la stessa penna vado a scrivere weekend. Stavolta il banner, visto che è diviso in due, lo faccio weekend. Stavolta i
giorni della settimana li scrivo sempre con un brush pen e vado ad utilizzare questo della Pentel, è un dual brush, quindi ha due punte, sono tutte e due punte per la calligrafia, quindi stile pennello, però una è grigia e una è nera. Vado ad utilizzare quella grigia perché sulla settimana qua un po' vintage, secondo me sta meglio un colore così. Abbastanza bene. Ora andiamo con gli washi. Come salvabuco ho scelto questo che avevo era sempre della Lidl ed è un po' vintage secondo me, e poi per dividere i giorni questo qua sui toni del marrone con i Pua. Quindi iniziamo. Allora, ho scelto un washi un po' alto, per cui andava un po' su alcune timbrate, però con il taglierino di precisione abbiamo rimediato al problema. Quindi va benissimo anche così. E ora vado con il washi appunto per dividere i giorni. Vado a segnare le cose da fare. Allora, perfetto, vado a mettere la decorazione in agenda, inserisco anche il segnapagina. E niente, questa è la mia decorazione, anche qui non ho altro da scrivere per il momento. Spero tanto che vi sia piaciuta, se è così mi raccomando mettete un bel pollice in su e fatemelo sapere nei commenti. E ci vediamo al prossimo video, ciao!